diretta sorteggio UEFA Champions League / Barcellona Roma e Real Madrid Juventus. Le parole di Monchi. Diretta sorteggio Champions League Info Stream in video e TV, le avversarie di Juventus e Roma per i quarti di finale. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sugli accoppiamenti. I sorteggi della Champions League hanno decretato due sfide molto difficili per Roma e Juventus. Mentre i bianconeri dovranno battersi col Real Madrid, i capitolini giocheranno con il Barcellona. Sull'estrazione della Roma si è espresso il direttore sportivo Monchi, che non parte battuto per la doppia gara coi Blaugrana, bisogna avere la mentalità per provare a superare il turno, ha detto in un'intervista rilasciata a RMC Sport, è vero che il Barcellona è la rivale più difficile in assoluto ma penso che la Roma possa farcela. Massima fiducia in Di Francesco e nella motivazione dei suoi ragazzi, loro sono forti, ma lo siamo anche noi. Dobbiamo pensare di più alla nostra qualità, bisogna avere mentalità importante per andare a Barcellona e fare qualcosa di importante. Nessuna ricetta particolare per superare i Blaugrana, di certo servirà esprimersi al massimo. Dovremo dare il 100, in tutti i 180 minuti della doppia sfida. Questo è l'unico modo per fare qualcosa di importante. Anche la Juventus si esprime sul sorteggio di Champions League, che vedrà i bianconeri affrontare il Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Da non ha parlato il dirigente bianconero Pavel Nedved, che ha caricato Allegri e i ragazzi in vista della difficilissima sfida dei quarti di finale, è normale affrontare quarti così difficili, il Real Madrid cercherà di vincere tutta la Champions League, possono concentrarsi solo su quello perché nella Liga sono terzi. Nedved avverte tutti delle difficoltà, non solo tecniche, questa per noi è una difficoltà in più. Dovremo cercare di gestire bene. Noi siamo consapevoli della nostra forza, sappiamo chi andremo ad affrontare. Lo spirito della Juventus dovrà necessariamente essere battagliero, Allegri e i suoi ragazzi vogliono arrivare fino in fondo. Nedved è certo che la vecchia signora saprà farsi trovare pronta, la Juventus sarà sempre tosta, anche in questa occasione con il Real. Faremo di tutto per passare il turno. Sono più contento di giocare in casa la prima partita, perché abbiamo due squalificati, poi ce la giochiamo al Bernabeu? Arrivano le prime reazioni dopo i sorteggi della Champions League. In casa Roma ha parlato il dirigente giallorosso, Francesco Totti, che promette battaglia al Barcellona in vista dei quarti di finale, sono contento. Siamo fra le 8 più forti d'Europa, ha detto l'ex capitano ai microfoni di Mediaset Premium. Sono tutte difficili, affrontiamo questa sfida con serenità e tranquillità, sappiamo che il Barcellona è una delle squadre più forti d'Europa ma sappiamo che possiamo fare bene anche con loro. Le italiane avrebbero preferito pescare squadre più abbordabili, come Siviglia e Liverpool ad esempio. Invece i bianconeri e i giallorossi hanno pescato Real Madrid e Barcellona. Tutti si aspettano il passaggio del turno del Bar ma troveranno una grande Roma, ha proseguito Totti, il calcio è bello soprattutto per queste partite. Se vogliamo vincere questa competizione, dobbiamo arrivare in fondo ed affrontare tutte le squadre più forti. È cominciata l'estrazione per il sorteggio della Champions League. La prima squadra sorteggiata è il Barcellona, che giocherà la prima in casa. Al Nou Camp toccherà alla Roma, che becca la squadra più temibile della competizione. I giallorossi dovranno quindi affrontare Leo Messi e compagni, prima in trasferta e poi al ritorno in casa all'Olimpico. Il Siviglia affronta il Bayern Monaco, nessun precedente tra le due squadre, la Juventus, invece, comincerà in casa. I bianconeri pescano il Real Madrid, altra sfida difficilissima per la vecchia signora, che replica in anticipo la finale della scorsa stagione. Completano il programma Liverpool-Manchester City, con un affascinante derby inglese.
Ecco dunque il programma completo dopo i sorteggi: Barcellona-Roma, Siviglia-Bayern-Monaco, Juventus-Real Madrid e Liverpool-Manchester City. Pochi minuti a L sorteggio. Pochissimi minuti al sorteggio dei quarti di finale di Champions League, ormai è tutto pronto presso la sede della UEFA Union per la cerimonia nella quale conosceremo quale sarà la sorte di Juventus e Roma in questa Champions League della quale sono già state ottime protagoniste. Non ce ne vogliano i bianconeri, più abituati a calcare palcoscenici così prestigiosi, ma qualche parola in più va spesa sul cammino dei giallorossi di Eusebio Di Francesco, innanzitutto perché l'ultima volta della Roma ai quarti di finale di Champions League risale ad esattamente 10 anni fa, stagione 2007-2008, un digiuno piuttosto lungo, averlo interrotto nella prima stagione del nuovo allenatore, che mai aveva partecipato come mister alla massima competizione europea, è sicuramente un titolo di merito. A maggior ragione se si considera che nella fase a gironi la Roma è riuscita a vincere il gruppo forse in assoluto più difficile, quello con Chelsea e Atletico Madrid. Agli ottavi superato non senza difficoltà lo Shakhtar Donetsk, che d'altronde evocava pessimi ricordi adesso esorcizzati, adesso come proseguirà il cammino? La parola all'urna, il sorteggio dei quarti di finale di Champions League sta per cominciare. Ag. Clicca qui per la diretta streaming del sorteggio di Champions League. Roma e Juventus pronte a cominciare. Mancano pochi minuti all'inizio del sorteggio della Champions League. Juventus e Roma sperano di incontrare avversari non troppo temibili, anche se giunti a questo punto della competizione ogni squadra può rivelarsi un osso duro. I bianconeri e i giallorossi vorrebbero giocarsi l'accesso alle semifinali con il Siviglia di Vincenzo Montella. Gli spagnoli hanno superato il Manchester United di Mourinho, ma dal punto di vista tecnico non sono sicuramente i più pericolosi. Meglio evitare quindi i top club europei come Real Madrid e Barcellona. La Juventus è convinta di poter giocarsela comunque, ma per la Roma diventerebbe una sfida proibitiva. Il Manchester City di Guardiola è senza dubbio un altro avversario ostico, ma chiaro che sarebbe meglio evitarlo. Il Bayern è un osso duro alla portata, stesso discorso per il Liverpool che però all'Anfield si fa rispettare. Le italiane pensano in grande. Tifosi italiani e appassionati di calcio in attesa per i sorteggi di Champions League, che verranno svolti oggi, venerdì 16 marzo 2018, a Union nella sede UEFA. Dopo più di 10 anni l'Italia sarà rappresentata da due squadre, ovvero Juventus e Roma. Un bel traguardo per il club bianconero e per la società giallorossa, che ora sognano di raggiungere le semifinali. La vecchia signora ha sconfitto il Tottenham a Wembley, ottenendo così una qualificazione importantissima, mentre la truppa capitolina ha superato lo Shakhtar Donetsk grazie ad un super Dzeko. I tifosi romanisti si godono il traguardo, la Roma è tra le prime 8 d'Europa ma ora viene chiesto a Di Francesco e ai suoi ragazzi di fare un ultimo sforzo per sognare ancora. Per quanto riguarda l'Europa League, invece, l'unica squadra rimasta in gioco è la Lazio, che in Ucraina ha eliminato la Dinamo Kiev grazie ai gol di Lucas Leiva e De Vrij. Sono Juventus, Roma e Lazio le squadre giunte alle fasi finali delle competizioni europee. Protagonista del sorteggio dei quarti di finale di Champions League sarà Andriy Shevchenko, che sarà presente a Union in qualità di ambasciatore della finale che quest'anno sarà disputata all'NSC Olimpijskij Stadium della capitale ucraina Kiev sabato 26 maggio. Una scelta logica, dal momento che è difficile immaginare un migliore ambasciatore dell'Ucraina e del suo calcio rispetto a Shevchenko.
vincitore del Pallone d'Oro 2004, Andriy Shevchenko in Champions League aveva ottenuto la gioia più grande nella stagione precedente, cioè quando con il Milan vinse l'edizione 2002-2003 anche grazie ai suoi 4 gol. A dire la verità però la rete più pesante di Shevchenko in quella edizione è quella che non compare negli almanacchi. Ci riferiamo al rigore decisivo segnato proprio dal bomber ucraino nella serie di tiri dal dischetto che ha deciso la finale di Old Trafford contro la Juventus. La carriera di Shevchenko in Champions League è davvero molto lunga, prima apparizione nella stagione 1994-1995, ultima nel 2011-2012, in entrambi i casi con la maglia della Dinamo Kiev, la squadra che lo ha lanciato e dove Andriy è voluto tornare per chiudere la carriera. Aggiornamento di Mauro Mantegazza. Stream in video e diretta TV, come seguire il sorteggio Champions League. Come abbiamo detto, il sorteggio dei quarti di Champions League 2017-2018 avrà luogo alle ore 1200. L'evento verrà trasmesso in diretta TV in chiaro su Italia 1, ottima notizia per tutti gli appassionati. Mediaset, che detiene i diritti, trasmetterà il sorteggio per i propri abbonati anche su Mediaset Premium Sport, infine si deve ricordare che esso sarà visibile anche su Eurosport 1, il canale tematico che è disponibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Eurosport Player. Di conseguenza saranno numerose anche le possibilità, per chi non può seguire il sorteggio in diretta TV, per seguirlo invece in diretta streaming video tramite l'applicazione Premium Play ma anche, per quanto riguarda Eurosport, tramite Eurosport Player oppure Sky Go, mentre lo streaming di Italia 1 sarà garantito tramite il sito http://www.mediaset.it/livestreaming/. Infine, informazioni in tempo reale saranno fornite naturalmente dal sito ufficiale della UEFA. Juventus e Roma dunque ci rappresenteranno nel sorteggio dei quarti di finale di Champions League, una soddisfazione non da poco per il calcio italiano proprio nell'anno in cui la nostra nazionale resterà a casa dai mondiali. Almeno a livello di club comunque i segnali sono positivi, bisogna infatti risalire alla stagione 2006-2007 per trovare per l'ultima volta due squadre italiane nei quarti di finale di Champions League. Curiosamente, allora eravamo reduci dal trionfo ai mondiali 2006, adesso invece ci avviamo a un torneo iridato senza gli azzurri, quasi ad indicare che nel calcio contemporaneo le sorti dei club e quelle delle nazionali seguono traiettorie ben diverse. 11 anni fa avevamo ben 3 squadre agli ottavi, dove però si fermò il cammino dell'Inter eliminata dal Valencia. Avanzarono invece Milan e Roma, che ebbero la meglio rispettivamente contro Celtic e Lione, i rossoneri furono abbinati al Bayern Monaco, i giallorossi invece al Manchester United e i loro destini furono molto diversi. Il Milan pareggiò per 2-2 all'andata in casa ma poi visse una serata epica all'Allianz Arena, espugnata per 0-2 al ritorno, la Roma all'andata aveva fatto meglio, vincendo per 2-1 all'Olimpico, ma poi ad Old Trafford crollò raccogliendo un'imbarazzante sconfitta per 7-1. Per capire quanto tempo è passato, era la stagione della Juventus in Serie B. Aggiornamento di Mauro Mantegazza. Nel sorteggio dei quarti di finale di Champions League, come abbiamo già detto, saranno presenti le squadre solamente di 4 nazioni. Germania, Inghilterra, Italia e Spagna, elencate in rigoroso ordine alfabetico, confermano una volta di più di essere dominanti nel calcio europeo, come il ranking UEFA certifica in modo chiaro, ma fa comunque notizia alla totale assenza di squadre di altre nazioni. Un anno fa infatti trovavamo il Monaco in rappresentanza della Francia, 2 anni fa avevamo il PSG, del quale pesa moltissimo la seconda assenza consecutiva fra le prime 8, e anche il Benfica,
mentre mancavano squadre italiane, tre stagioni fa addirittura la Francia aveva due squadre, cioè le stesse PSG e Monaco, presente anche il Porto mentre mancavano formazioni inglesi. Insomma, fa notizia il fatto che manchino completamente le altre nazioni, in particolare Francia e Portogallo, che questa elite sembra il sigillo al nuovo corso della Champions League, che dall'anno prossimo promuoverà direttamente alla fase a gironi le prime quattro di Liga, Premier League, Serie A e Bundesliga. Aggiornamento di Mauro Mantegazza. Oggi alle ore 1200 si terrà il sorteggio per i quarti di finale di UEFA Champions League, l'appuntamento sarà come di consueto a Nyon, in Svizzera. Sono naturalmente 8 le squadre che si sono qualificate per questi quarti di finale e all'ora di pranzo sapremo come proseguirà il loro cammino. Dopo gli ottavi entrambe le squadre italiane sono rimaste in corsa. Complimenti dunque a Juventus e Roma, che portano al 25 la rappresentanza italiana in questi quarti di finale di Champions League grazie alle rispettive vittorie nelle partite di ritorno. I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno trionfato a Wembley per eliminare il Tottenham, i giallorossi di Eusebio Di Francesco hanno invece rimontato lo Shakhtar Donetsk dopo la sconfitta subita all'andata. La prima annotazione sul sorteggio dei quarti di finale di Champions League è per il regolamento, a differenza degli ottavi non ci saranno più paletti di alcun tipo, dunque si potranno affrontare anche squadre della stessa nazione o arrivate dallo stesso gruppo della fase a gironi, senza nemmeno distinzioni di teste di serie. Tutti contro tutti, insomma, la squadra sorteggiata per prima di ciascuna sfida giocherà l'andata in casa il 3 o 4 aprile, mentre il ritorno è in programma una settimana dopo, il 10 e 11 aprile. Le possibili avversarie di Juventus e Roma ai quarti. Siamo giunti ai quarti di finale di Champions League, la logica conseguenza è che nel sorteggio saranno presenti i nomi solamente di grandi squadre. Bayern Monaco, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Siviglia sono dunque le sei possibili avversarie straniere di Juventus e Roma, senza naturalmente trascurare il fatto che sarà possibile anche un derby italiano, un'affascinante sfida fra bianconeri e giallorossi che dimezzerebbe il nostro contingente ma ci darebbe la certezza di avere una squadra italiana anche nelle semifinali, che saranno in programma il 24-25 aprile, andata, e 1-2 maggio, ritorno. Essendo rimaste in corsa solamente squadre di Germania, Inghilterra, Italia e Spagna, è di conseguenza alto sia il rischio di derby sia la possibilità di godere di affascinanti sfide fra le squadre più blasonate d'Europa. Inutile fare troppi calcoli, in ogni caso, sarà grande spettacolo, c'è solamente da attendere quale sarà l'esito di questo sorteggio dei quarti di finale di Champions League.